Un saluto agli amici di Mitico Snack, benvenuti in questo vlog nuovo. Come potete vedere alle mie spalle softbox spenti, niente fotocamera, sto registrando con il mio Galaxy Note 3 e lo stabilizzatore. Qui, come potete vedere, il microfono è libero. Allora, al di là di questo, questa è la classica faccia di chi aspetta il corriere perché ho fatto un acquisto su Amazon che intanto arriva una notifica al mio smartphone. Un acquisto su Amazon che mi consentisse di dare una sistemata a quello che è il mio desk setup attuale. Ma vi dirò cosa voglio fare subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, la situazione attuale è questa qui. Dato che da Amazon mi deve arrivare una staffa che mi consente di dare una sistemata all'intero desk setup, cosa andrò a fare? Allora, praticamente, come potete vedere, questi miei tre display oltretutto datati, ma lasciamo stare, probabilmente in futuro li cambierò. Allora, cosa andrò a fare? Come potete vedere, qua sotto ogni display ci stanno delle basi e io quelle basi le voglio rimuovere. Come potete vedere, sia quello scusate, a destra e sia questo a sinistra, beh, portano delle basi uguali, mentre invece quello là centrale porta una base diversa, anche se i tre monitor sono stessa marca, stesso modello. Quindi cosa andrò a fare con la staffa? Una staffa oltretutto che mi consente di montare tutti e tre i display, magari dargli una regolazione leggermente più alta e tenerli tutti e tre ad altezza uniforme e tutti e tre congiunti alla stessa altezza. Al momento, come potete vedere, la situazione dei miei tre monitor è questa qui, ragazzi. Probabilmente farò anche qualche piccolo cambiamento, non so se quello speaker là in fondo lo andrò a cambiare, magari da lì lo passerò magari sotto questa parte qua una volta montata la staffa. Un'altra cosa che probabilmente farò sarà cambiare di posizione il mio Lenovo ThinkPad X230. Situazione attuale è questa qui. Cavetto AUX con jack da 3,5 che collega direttamente, passa in quella canalina, come potete vedere, ve la faccio vedere là in basso, per poi arrivare allo speaker. Come potete vedere, di sotto proprio frontale sullo speaker è connesso il cavetto. Ma andiamo a vedere ancora la situazione, e la situazione sul mio Lenovo ThinkPad è la seguente. Come potete vedere, tre cavetti che vanno ad alimentare le schermate video in mini, DisplayPort, VGA e USB. La situazione è questa qui. Probabilmente il mio Lenovo ThinkPad X230 da questa posizione passerà magari sotto la parte centrale una volta sistemata la staffa, ma questa qui, ragazzi, è un'idea che mi sono fatto e speriamo che questa idea che mi sono fatto andrà a buon fine. Allora, situazione attuale. Il corriere è in arrivo, non so se riuscite a vedere qui dall'inquadratura, e la cosa che vorrei iniziare a fare è di smontare già il tutto, così mi darò un po' di vantaggio per quando arriva il corriere, così in modo da pensare come posizionare la staffa che mi andrà a tenere i miei tre display e in modo, beh, da darmi un po' di vantaggio con il lavoro. Che ne pensate? Quasi quasi? No, ok, direi di andare, dai. Ok ragazzi, ma prima di proseguire procediamo allo spegnimento del computer. Intanto i due display lati già si sono spenti, attendo quello centrale e poi si inizia lo smontaggio. Ok, tutto spento, posso già iniziare a smontare il tutto. Hey,
ragazzi, come potete vedere, scrivania pulita, tutto smontato, ho tolto il display, ho tolto il computer, adesso non resta altro che aspettare il corriere per montare la staffa. Un'altra cosa da fare, non mi resta altro che togliere queste orrende basi dai miei tre display. Un altro vantaggio prima che arrivi il corriere. Allora ragazzi, ecco qua, nuovi aggiornamenti, ho smontato queste orrende basi dai miei tre monitor, adesso non resta altro che attendere il corriere. Andando avanti ve li faccio anche vedere, intanto qui abbiamo le viti per fissare i tre display alla staffa, cacciavite pronto e voilà, ed ecco i miei tre display già posizionati e già da montare. Però quando arriva il corriere devo valutare un'altra cosina, se smontare o meno questa canalina oppure andare a fare spazio proprio qua a centro per poterla montare. Vabbè, questa è una cosa secondaria, l'andrò a vedere poi dopo quando arriva il corriere. Intanto situazione attuale è questa qui, display già smontati, smontato quelle orrende basi che ci stavano, viti già pronte che poi sono le stesse di quelle basi. E queste basi, beh, le dovrò conservare purtroppo queste basi, perché nel momento in cui vorrei dar via quei tre display, beh, mi tocca rimontarle. Ok ragazzi, pacco arrivato, Amazon ha consegnato il suo pacco, staffa arrivata, adesso non bisogna far altro che aprirla e cominciare a montarla. Ok ragazzi, situazione attuale dell'apertura della staffa, questi sono tutti i vari pezzi che poi andranno messi insieme e credo di aver trovato anche già la posizione. Questi qua non li aperti ancora perché all'interno ci stanno tutte le varie vite per fissare il tutto, però devo dire che la staffa è abbastanza ampia come potete vedere. Faccio un'altra piccola panoramica ed ecco qua. Ovviamente tutto questo casino scomparirà. Attualmente questa è la situazione qui sulla mia scrivania. Allora ragazzi, ecco qua, staffa montata, bracci già direzionati, poi verranno sistemati man mano, quindi come potete vedere parte centrale che scende e attacca alla scrivania tramite un perno a farfalla, oserei dire, che poi va a bloccare il tutto proprio sotto la scrivania con i perni, e poi a salire abbiamo, diciamo, la parte centrale che va a sostenere tutti e due i display ai lati. Quindi la situazione attuale è questa, intanto quello è, beh sì ragazzi, è mio letto, situazione attuale, eh sì. Allora sì, ok ragazzi, come potete vedere mi trovo al di sotto della staffa, l'ho finita di montare, vi ho fatto vedere un po' qual è la situazione qua nella mia camera, adesso non resta altro che montare quelli che sono i pezzi principali, ovvero i tre monitor ai lati, centrale, sinistra e destra. Allora ragazzi, ecco la situazione di montaggio, i miei tre display sono completamente montati, regolati ad altezza giusta, sinistra, centrale e quello destro. Lì troviamo la base centrale, che poi attorno a quella base sarà fatto il cable management. Beh, sto imparando un po' anche l'inglese, dai, si può fare. Intanto qui sulla mia scrivania, beh, come possiamo vedere, ancora attrezzi, ma pian piano andranno a scomparire. Quindi situazione questa qui, che sta iniziando già a prendere forma. Ok ragazzi, ho finito di montare tutto, parte finale del video, tengo già tutto montato qui alle mie spalle, tre display già funzionanti, però diciamo che questa parte qua di cavetteria, beh, devo trovare un modo per sistemarla. Intanto già ho dato una sistemazione ai tre display con un'unica staffa e ho tolto, un attimino solo,
questi orrendi piedistalli che stavano sotto ai display, che mi occupavano un bel po' di spazio qui sulla scrivania. Quindi, togliendo questi qua e oppala, scusate per il rumore, ho dato una sistemata con un unico con un'unica staffa. Quindi, se volete dare un'occhiata a questa staffa, qua in basso nella descrizione vi lascio il link a quella che ho acquistato io. Se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su. E adesso parte la solita animazione finale, che sta a ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e soprattutto condividere questi video, perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, là dove arrivano tutte le novità del canale, là dove potete rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda il canale di Mitico Snake, scambiarci qualche chiacchiera, pareri e quant'altro. Quindi seguitemi anche su Instagram. E già lo sapete, tutti i link ai vari social e di Instagram li trovate qua in basso in descrizione. Noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!